800 invitati, 700 assistenti, circa 5 km di erba sintetica con cui rivestire le 1000 panche del banchetto e altri 5 km di seta con cui drappeggiare i tavoli per gli ospiti. Sono solo alcune delle indiscrezioni che in queste ore trapelano sul chiacchieratissimo matrimonio che si svolgerà a Fasano tra il 3 e il 5 settembre tra i rampolli della nobiltà indiana Rohan Mehta e Ritika Agarwal, terzogenita del miliardario indiano del ferro Pramod Agarwal. Già blindatissima la location dei festeggiamenti, che si snoderanno tra Borgo Ignazia, Masseria San Domenico e Masseria Pettolecchia. Ma sono arrivati gli indiani? E che ne so? E io non è che sto dall'indiano. Siamo tra le campagne di Savelletri, al di là di questi ulivi c'è il borgo, Borgo Ignazia, dove si svolgeranno queste chiacchieratissime nozze indiane. L'area è off limits. E questi pullman? E questi sono i pullman che portano gli indiani. Quindi questi sono già degli ospiti? Sì, sì. Vabbè, questi vengono a mangiare. Come vedete qui fervono i preparativi, in particolar modo per l'allestimento del palco musicale che in parte è già stato allestito e che si può vedere. Sono diversi muletti che stanno muovendo tubi innocenti e come vedete c'è un gran fervore, ma la sicurezza ci tiene fuori. È tutto un via vai di tir, di camion per il trasporto del catering e degli addobbi floreali, nonché di grosse gru, servite forse a issare allestimenti giganti come un'enorme mano, ovviamente d'oro, all'ombra della quale si vede arrivare quasi un esercito di cuochi e ballerini. E ci sono anche, e lì si vedono delle mute da sub, i sommozzatori per allestire lo spettacolo in acqua che avverrà all'interno della piscina. Preparativi da favola, insomma, per un matrimonio bollywoodiano dove forse la realtà supererà la finzione cinematografica. 3 giorni di festa conditi da almeno 2 elefanti, da orchidee alte 2 metri, da ancelle che lanceranno fiori allo sposo mentre questi raggiunge la sposa camminando su un tappeto lungo 1 chilometro di petali di fiori. Un po' come ispirazione.